Siamo a via di Sabelli 119 ad ascoltare Paul Connett. Oggi Paul Connett viene presentato da Marcucci. Marcucci è il presidente del terzo municipio. Pochi giorni fa c'è stata una votazione di una mozione a favore del percorso rifiuti zero. Marcucci non c'era e il consiglio municipale è stato deserto. Sappiamo che la sinistra è a favore degli inceneritori e adesso si presenta qui ad appoggiare il percorso di rifiuti zero. Io ricorderò solo che tra poco questa sinistra dovrebbe essere coerente. Non deve solo venire a presentare Paul Connett, ma deve condividere davvero il percorso verso i rifiuti zero. Sembra che, abbiamo appena sentito un consigliere municipale, la maggioranza in consiglio municipale a sostegno di questa iniziativa non ci sia. Andrò a dirglielo tra poco. Grazie. Ieri com'è andata? Con l'occasione informo che la Presidente del Municipio 17 ci ha informato che non ci poteva raggiungere stamattina, ma hanno già organizzato per il mese prossimo un'iniziativa pubblica per lanciare il progetto didattico con ben due scuole, quindi il progetto didattico che è in corso sarà sicuramente un successo. Adesso darei la parola al Presidente per una parola rispetto a questo coinvolgimento del Municipio e poi farei intervenire i rappresentanti dei laboratori. Precisamente, solo per aggiungere un aspetto un po' curioso, quando ci siamo parlati, no? Abbiamo raccontato un'esperienza che poi è stata fatta in questo quartiere. Noi abbiamo cercato di, abbiamo capito una cosa, al di là di tutte queste trasformazioni per le quali è necessario veramente cambio di marcia dal punto di vista culturale importante, una grande consapevolezza, perché senza grande consapevolezza non si riesce a produrre questa trasformazione. Io lo ammiro moltissimo, girando il mondo, eccetera, ma se veramente non contagiamo, non vengono contagiate le condizioni delle persone, è difficile che noi riusciamo ad arrivare a quello che è il risultato, il punto finale, ma veramente quello più efficace. Come ha detto lui, è l'unica persona probabilmente che lo dice e lo spiega così bene. E se noi non riusciamo a riprogettare le cose in maniera mobilizzata, di modo che non diventino più un consumo fine a se stesso, ma già dall'inizio del loro destino si è previsto come poterle riutilizzare e come non farlo diventare il rifiuto, un qualcosa da accumulare per sempre da una parte e che rischia di distruggere il pianeta, c'è bisogno che questa spinta sia una spinta fortissima. Ora, però, queste condizioni nascono pure dalla conseguenza dell'educazione. E ci sono tanti piccoli passi da fare nel frattempo per arrivare al rifiuti zero. Noi abbiamo iniziato con l'educazione ambientale, con qualche esperimento di educazione ambientale nelle scuole, e c'è stata una sorpresa straordinaria. Io ricordo di un gruppo di ragazzi che avevano partecipato, avevano capito, no? Dove iniziare, avevano studiato, insomma, si erano interessati ancora a conoscere tutto il ciclo dei rifiuti, cosa succedeva nelle loro cose. Alla fine di quest'anno, c'era questa bellissima mostra e io, ascoltando e osservando, a un certo punto feci una domanda un po' cattiva a questi ragazzi. Sicuramente, ragazzi, siete stati bravissimi, l'avete dimostrato, è vero, conoscete tutto, vi siete appassionati, ma vi dite quanti di voi in casa fanno quello che possiamo fare oggi, che non me lo fa, la raccolta differenziata, prima ancora. E loro ovviamente mi guardavano su e mi dissero, tutti normalmente, tutti quanti. Questa testimonianza di come, come c'è il legge, noi abbiamo tentato di ribaltare, vale la pena ribaltare il progetto. Di solito si pensa di sedurre, no? I genitori, di modo che le famiglie poi tutte, si parla ai genitori per invertire la tendenza di alcune genitori. Noi abbiamo scoperto che è molto più efficace cominciando dai loro figli, cioè che la consapevolezza dei figli riesce a ridurre la trasformazione dell'attitudine della famiglia. Questo è un fatto straordinario, un fatto che ci dà, come dire, da un altro onere più importante ancora, quello della funzione della scuola. E loro sono sicuro, anche se cominciamo da oggi, io immagino che tutte le famiglie che sanno e che saranno presenti in questo quartiere hanno già avuto una spinta importante. Grazie. Ma la mozione la approviamo. La mozione credo che la mozione per la presentazione del Consiglio settimana prossima. Ok. E perché qualche
perché bisogna avere qualche dubbio? No, perché non c'è stato il numero legale, che non... È saltata. Ma siccome no, vogliamo l'occasione, perché sennò poi vedo che c'è qualche futuro. Siccome noi siamo in una politica normale, fatta da persone normali, cosa succede nella vita normale, politica normale, dopo mi dei non professionisti, che uno si sposa per viaggio di nozze, che uno ha un marito con l'Alzheimer e quel giorno ha bisogno, e può succedere che quindi la cosa sia proprio una settimana dopo, siccome siamo una comunità di tutte normale, succede anche questo, ma non si tappa nessuno dei nostri impegni delle nostre condizioni. Quindi l'approvazione della mozione tal quale per come è stata presentata. No, io sono una parola. A me fa piacere questa cosa. Fa piacere, abbiamo visto che da altre parti le vostre amministrazioni hanno fatto inceneritori, vogliamo dire in Emilia Romagna, vogliamo dire in Puglia, vogliamo dire lo stesso Renzi a Firenze. Volete cambiare modo di gestire le cose? Siamo contenti. Però dopo dei comizi, penso sia un altro, questa è proprio la reazione dei rifiuti. Qualcuno ha parlato di scelte politiche, le scelte politiche che hanno portato alla situazione di Malagrotta non sono state solo di una parte. Qualcuno ha parlato anche al comune di Roma davanti ad Alemanno e ha detto le stesse cose. Poi Alemanno ha gestito diversamente i rifiuti. Non interrompere. Abbiamo fatto parlando. Anche alcuni anni fa. Nessuno interrompe. Alcuni anni fa abbiamo fatto gli stessi incontri alla provincia di Roma, ma le cose non sono cambiate. Massimo dice sono 5 anni, noi diciamo da 7 anni che questi concetti vengono portati avanti. Polconet sono quanti anni che viene in Italia a dire le stesse cose? Polconet non solo viene in Italia, ma fa i convegni anche dall'estero, quindi queste cose facciamole. Se questa è la municipalità che ha la più alta percentuale di riciclo, una ragione ci sarà.